Abbiamo deciso di aderire al progetto Partigiani proposto dall'Istituto Storico della Resistenza di Parma perché abbiamo ritenuto opportuno continuare a riflettere con i ragazzi sul tema dell'antifascismo e della resistenza per far sì che nascano delle consapevolezze, soprattutto nel momento attuale, momenti in cui stanno nascendo nuove forme di fascismo, nuovi razzismi, e la consapevolezza di quello che è stato speriamo che aiuti a comprendere meglio, a scegliere bene da che parte stare. Come è stato strutturato il lavoro per quanto riguarda Torrile, quindi la vostra esperienza nello specifico? Il lavoro riguardo a Torrile è stato strutturato in varie fasi. La prima fase è stata la fase dell'intervento del professor Minardi, che ha lavorato sui ragazzi, sulla contestualizzazione, essendo ragazzi di seconda, e poi su una serie di documenti legati al territorio. In un secondo momento i ragazzi hanno intervistato una testimone del territorio, la signora Rina Saccani, che è stata una partigiana, e in più è stato visionato in più fasi il video Torrile in tempo di guerra, che presenta le testimonianze raccolte anni fa sempre dall'istituto di una serie di partigiani, alcuni purtroppo non più in vita. Come terza fase abbiamo chiesto ai ragazzi di chiaramente fissare tutte le tappe storiche esaminate e di poi provare a immedesimarsi creando delle pagine di diario in cui i ragazzi sceglievano di essere dei partigiani, delle persone comuni e raccontavano lo stato delle cose. Queste pagine poi sono state raccolte appunto nell'opuscolo che è stato pubblicato. E che ricaduta ha avuto questo lavoro poi sui ragazzi? Sicuramente a distanza di un anno direi ha dato dei punti fermi ragionando sui nuovi fenomeni di razzismo che si sono verificati sul territorio dovuti all'arrivo di migranti e non solo. I ragazzi hanno proprio ragionato nei termini di nuovi fascismi, hanno avuto proprio la consapevolezza della discriminazione, che era poi un pochino l'obiettivo, ma che si ragiona sempre sul fatto perché non succeda mai più, e di conseguenza ci sono arrivati da solo e quindi vuol dire che è andata a buon fine.